Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema fredda al melone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più un'ora di riposo in frigo. Gli ingredienti sono melone Cantalupo tagliato a pezzi, panna fresca ben fredda, formaggio tipo Philadelphia e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa posizioniamo la panna in freezer che ci servirà ben fredda per essere montata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte 70 g di zucchero a velo. Riposizioniamo il boccale, mettiamo all'interno la farfalla, abbiamo ripreso la panna dal congelatore, la versiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby, è trascorso circa un minuto. La panna è ben montata, trasferiamola in un contenitore e posizioniamola in frigorifero. Senza lavare il boccale, aggiungiamo lo zucchero a velo che avevamo messo precedentemente da parte e il melone che avevamo tagliato a pezzetti. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo il formaggio spalmabile. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente e riprendiamo la panna dal frigorifero. Abbiamo ripreso la panna dal frigo, adesso l'aggiungiamo al composto. E la incorporiamo facendo dei movimenti circolari dal basso verso l'alto, delicatamente. Una volta amalgamata, posizioniamola in freezer per almeno un'ora. Crema fredda al melone. Grazie e alla prossima ricetta.